Buongiorno a tutti, bentornati sull'ottavo webinar, anzi benvenuti all'ottavo webinar della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile, l'ultimo di questa lunga stagione iniziata lo scorso autunno e devo dire il più partecipato al momento guardando i numeri. E come al solito un po' di regole per la gestione corretta del webinar. Ci sarà spazio per le domande nella sessione dopo gli interventi dei relatori, quindi vi invito a usare il riquadro domande e risposte per inviare le vostre domande. Poi ovviamente vi invito ad iscrivervi alla rete Agrivoltaico Sostenibile, vi invito a seguire la pagina LinkedIn dove spesso condividiamo le news dal mondo dell'agrivoltaico e sugli aggiornamenti delle attività della rete, eventi, webinar e quant'altro. Quindi, come ho detto, oggi è l'ultimo webinar della stagione e ritorneremo a settembre con la nuova stagione, in cui confidiamo ci saranno grosse novità per questo settore. Quindi, senza ulteriori chiacchiere, andrei a presentare brevemente gli ospiti che poi a cui darò la parola successivamente. Oggi abbiamo Arturo Matano del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea, parte della Task Force Agrivoltaico Sostenibile, che farà il consueto cappello introduttivo da parte di Enea. E poi avremo Barbara Paolangelo di Rea SRL, che è una società di consulenza specializzata nella fornitura di servizi per il mercato dell'energia. E poi avremo Andrea Sticchi Damiani dello studio legale Andrea Sticchi Damiani, che ci parlerà un po' del quadro normativo e giurisprudenziale. Lo studio Sticchi Damiani si è occupato ampiamente di questioni legate al diritto ambientale, comprese le energie rinnovabili. Quindi darei la parola ad Arturo. Arturo, a te la parola e puoi condividere lo schermo. Ok, grazie Giulio. Ora condivido. Allora, io faccio una breve presentazione della giornata e in sostanza introduco un po' gli argomenti che poi saranno affrontati dai relatori successivi e in particolare parlo del contesto di riferimento. È chiaro, io mi riferisco più al problema del fotovoltaico nelle sue controversie. È chiaro, c'è anche il discorso che si lega pure all'agrivoltaico, anzi, per certe situazioni, tipo gli incentivi ed altri, il settore dell'agrivoltaico sta prevalendo su quello del fotovoltaico classico. Comunque, parto dagli obiettivi, diciamo, di decarbonizzazione. Perché? Perché l'Unione Europea punta molto sulla produzione di energia rinnovabile. In generale e in particolare del fotovoltaico, logicamente. E non a caso il decreto 199 del 2021, recepimento del reddito fondamentale, diceva che l'Unione Europea doveva arrivare al 32% del mix energetico rispetto al consumo di energia lorda, eccetera. Per l'Italia è stato fissato il 30. Poi da qui si è passati al pacchetto Fit for 55 al 40%, e oggi stiamo vivendo una situazione particolare dovuta alla crisi internazionale, cioè, che si sta aggravando anche con le forniture di gas che vengono diminuiti. L'Unione Europea sta lanciando un altro piano, quello del ripotenziamento, diciamo, a livello di fonti rinnovabili, REPowerEU, ha innalzato l'asta per quanto riguarda la produzione di fonti rinnovabili addirittura al 45%. Vabbè, però ritorniamo agli obiettivi europei. Noi sappiamo che al 2030, fra non molto, c'è il PNIEC che ci dice di arrivare dagli attuali 22,6 gigawatt di fotovoltaico installato. Io parlo per quanto riguarda il fotovoltaico, dovremmo arrivare ai 51, quindi con un incremento di capacità intorno ai 30 gigawatt,
mentre il pacchetto Fit for 55, che prevede l'abbattimento di 55% del CO2 rispetto ai valori del 90, da 22,6 dovremmo arrivare a 63,70 a seconda proprio per le stime che si fanno. Comunque in genere tra 40 e 50 gigawatt di nuovo installato. E, diciamo, prendendo come riferimento i 50 gigawatt a cui ci si riferisce, diciamo, ci sono tutte le circostanze per arrivare a questa soglia. Perché? Perché, come vedremo, c'è la potenza installata, almeno sulla carta, di nuovo fotovoltaico, ma c'è anche la possibilità dell'occupazione del suolo. Perché se noi utilizziamo l'impegno, diciamo, questo è un impegno riportato a quello medio dell'installazione dei moduli fotovoltaici a terra in area agricola, quindi 1,9, però arrotondando a 2, per l'occupazione che servirebbe per i 50 gigawatt, e qui sono 50.000 megawatt, arriviamo a un impegno di suolo di 100.000 ettari ara. E se noi andiamo a confrontare con la superficie agricola non utilizzata, vediamo che è un 2-3%, però questa è anche di meno quella effettiva, perché di questi 50 gigawatt una parte viene realizzata sui tetti, intorno ai 15, un terzo, e quindi rimangono 35 gigawatt da installare a terra, che poi c'è anche il discorso che vengono privilegiate le aree industriali, le aree commerciali, le cave, eccetera, eccetera. Alla fine l'utilizzo del suolo agricolo è molto molto di meno anche di questo valore qua, però va tenuto presente che ogni anno da un ventennio a questa parte si perdono 1.000 aree all'anno, 1.000 ettari. Perché? Perché un po' la desertificazione, che tra parentesi, tra tutte le emergenze, anche un'altra emergenza celata, perché questo problema climatico si rifà sulla produzione, cioè sulla l'apporto idrico, e quindi questo va incide sulle centrali idroelettriche, quindi c'è un'altra crisi ancora da considerare, oltre a quella, diciamo, dovuto alla crisi legata alla guerra e a quella degli effetti climatici. E qua vediamo effettivamente che sulla carta ci stanno questi gigawatt di... Qua in questo caso a fine 2001 c'è sia impianti eolici che quelli fotovoltaici, stiamo, diciamo, intorno a 180-200 bloccati al MIT, e a Terni sono arrivati richieste di connessione per oltre 172 gigawatt, quindi sulla carta ci sta. È chiaro, qua sono anche progetti ritondanti presentati in più posti, però voglio dire, rispetto a quei 50 che dovremmo arrivare per soddisfare il Fit for 55%, certamente c'è sulla carta. E qua vediamo che a Terna di questi 172, 136 sono grossi impianti che vanno sull'alta tensione. Di chi è responsabilità? Responsabilità fino a poco tempo fa erano leggi obsolete, lentezza, rilascio delle autorizzazioni, discriminazione e voce di via. Perché fino a poco tempo fa il fotovoltaico era, diciamo, di competenza regionale, perché c'è solamente il limite a 1 megawatt per quanto riguarda lo screen, la valutazione della soggettabilità via, e quindi c'è discrezionalità che poi è il via, il problema, il grosso, come vedremo. Poi disomogeneità del nome regionale, blocchi da parte delle sovrintendenze, le parti della sovrintendenza regionale che hanno creato problemi e contenziosi. Il risultato qual è? Il risultato è che noi abbiamo per avere un'autorizzazione ci vogliono, rispetto ai 6 mesi canonici, si arriva anche a 5-6 anni, che poi vanno aggiunti anche 2 anni dovuti alla costruzione impianti. Alla fine, quando è tutto pronto, è passato un decennio, e quindi si può dire che il progetto già è obsoleto, e quindi si crea un circolo vizioso, perché poi dopo si chiede una parente a progetto, altri tempi di autorizzazione, e quindi è un problema. Non,
Qua vediamo il cuore del dove si bloccano i progetti. Perché? Perché questa figura che l'ho presa è un rapporto fatto da Regional Elements, uscito su Sole 24 Ore aprile. Qua fa vedere, diciamo, in megawatt tutte le stanze che sono state presentate, quindi negli ultimi 4 anni. Quindi vediamo da 701 megawatt nel 2018 si è passati a 15.000, cioè diciamo a 15,8 gigawatt. E poi vediamo qua e quelli successivi, quelli che sono stati respinti, quelli che hanno davvero numeri piccoli, ma arriviamo all'ultima colonna, che sono i progetti in attesa di via. Eppure qua, cioè in sostanza, i valori sono elevati. Cioè, solamente il 2021 stanno fermi, diciamo, quasi 14,6 gigawatt. Cioè, infatti, se noi facciamo riferimento all'anno 2020, vediamo che il 79,5% dei progetti sono fermi ancora in attesa di via. È ancora più drammatica la questione del 2021, in cui il 92,4% dei progetti stanno ancora fermi. Ma se è drammatico per il fotovoltaico, per l'eolica ancora peggio, perché per l'eolica arriviamo a valori di circa 99% bloccati. È chiaro che in quest'ambito ci stanno molte autorizzazioni di impianti a terra, in attesa di via, che presentano al loro interno elementi di agrivoltaico. Cioè, per esempio, un mio collega che è andato a visitare un impianto che veniva presentato come agrovoltaico, però come agrovoltaico c'è cioè solamente la coltivazione delle api. Quindi è un problema attualmente questo fatto che sono tanti gli impianti che prima addirittura erano, diciamo, solamente moduli a terra, classico fotovoltaico, che hanno inserito anche, citando la questione dei finanziamenti, hanno inserito elementi di agrovoltaico. Quindi è importantissimo arrivare quanto prima alla definizione del settore. E infatti, proprio per il fatto che il discorso del VIA è centrale al problema, il legislatore è intervenuto e ha creato una commissione proprio specificamente per i progetti che riguardano via statale. Via statale sono quelli progetti per quanto riguarda il fotovoltaico che hanno potenza maggiore di 10 megawatt. Anche se ultimamente, mi sembra nel decreto, l'ultimo decreto che è stato fatto per l'Ucraina, il 21-2022, per certi casi questa soglia è stata innalzata a 20 megawatt. In questo caso qua, poi dopo il proponente deve rilasciare una dichiarazione in cui dice che si trova in una zona non sensibilmente legata a problemi di paesaggistica, eccetera. Quindi con questa commissione che è stata costituita col decreto Semplificazione bis, l'articolo 17, che insomma dà la possibilità di rendere pubbliche tutte le istanze presentate al MITE. E qua io ho costruito questa tabella con queste due righe, di cui la prima riga si rifà a quando si è insediata la commissione. E quando si è insediata questa commissione, l'ho preso da un rapporto della Staffetta Quotidiana, parlava di 10 megawatt, però erano inseriti anche gli impianti eolici, eccetera. Spulciando questi qua si arriva che solamente per gli impianti fotovoltaici agrivoltaico, perché ce ne stanno tante anche, erano 149 impianti con una capacità installata di 6,76 gigawatt, che divisa tra impianti a terra e agrivoltaico, i numeri sono 2,5 gigawatt di impianti a terra e 4,4 gigawatt di fotovoltaico, quindi l'881% erano impianti agrivoltaici. Io ho fatto ultimamente, qualche giorno fa, il 19 giugno, sono andato sul sito del MIDI, ho visto tutti gli impianti fotovoltaici e alla fine ho trovato che ci stanno 170,
in itinere, quindi là si inseriscono ed escono impianti, sempre per una potenza più o meno si è mantenuto costante, 6,7 giga, però il rapporto del numero di impianti è cambiato, e abbiamo 4,84 gigawatt per l'ambiente a terra e circa 2 gigawatt per l'agrivoltaico. Date nel presente che in questa tabella io ho visto che ci sono impianti abbastanza classici, guarda caso erano agrivoltaici, uno di 317,68 MW chiamato SMP8 nei comuni di Trapani e Palermo, un altro impianto ancora grosso, quasi 100 MW a Gela, sempre in Sicilia. È chiaro che poi questa commissione qua, che si è insediata, cioè è stata costituita il 31 luglio 2021, però i progetti precedentemente rimangono all'attuale commissione Via Vassa. Tra parentesi, il presidente 2 è lo stesso, Attilio Massimiliano, quindi è lo stesso. È chiaro, probabilmente in questa data che si riferisce all'anno precedente, al 2021, là, diciamo, impianti fotovoltaici soggetti a via nazionale non ci stanno perché c'era per gli impianti fotovoltaici c'era il limite solamente al Arturo, megawatt. scusa, ti chiederei se puoi avviarti alla conclusione, che poi Sì. dobbiamo passare agli E altri. niente, quindi i vari ostacoli sono stati quelli tra scontro col MITE, le soprintendenze regionali, eccetera. Un grosso ostacolo è stata la pianificazione territoriale, e questo contro i principi fondamentali che riguardavano fonti rinnovabili, che era semplificazione, facilitazione per lo sviluppo, massima diffusione, eccetera. Altro ostacolo è stato l'uso distorto delle competenze tra Stato e Regioni. E divieti assoluti generalizzati, concetti generici a cui ci sono state molte pronunce, che in sostanza questi qua mancavano senza alcuna valutazione in concreto, tipo c'è un impianto, c'è il tetto sulla potenza, oppure le aree buffer, eccetera. Quindi questi qua i giudici hanno rigettato parecchi ricorsi. E poi ultimamente si è avuto una moratoria di autorizzative. Perché? Perché le regioni, in attesa di questa emanazione dei decreti che deve definire le aree idonee e non idonee, hanno bloccato gli iter autorizzativi, in particolare la regione Lazio, escludendo gli agrivoltaici, e addirittura la regione Abruzzo ha fatto una legge che non solo ha bloccato l'installazione sulla regione, ma anche è andato in contrasto con l'articolo 4, che è in aperto contrasto con i principi fondamentali rinnovabili. A questa sono seguite altre regioni, Basilicata, eccetera, eccetera, però sembra che questa sentenza della Corte Costituzionale per la Regione Abruzzo abbia un po' frenato queste richieste di legittimità regionali. E questo continuo intervento della giurisprudenza, sia a livello costituzionale, sia a livello diciamo, amministrativo, eccetera, ha fatto nascere un ruolo di indirizzo, cioè nel senso che poi dopo parecchie sentenze sono state utilizzate dal legislatore per fare le dovute semplificazioni, eccetera. Ma un altro aspetto importante che si è avuto è quello relativo ai principi, importanti principi che hanno ricadute nazionali. Cioè, in sostanza, questa giurisprudenza diciamo, è entrata nel permitting delle fonti rinnovabili. Un esempio, quelle varie sentenze che hanno definito che il Ministero dei Beni Culturali non può opporsi per quanto riguarda le aree con termini, cioè le aree con termini sono quelle vicine alle aree vincolate. È stata utilizzata nel decreto 77-2021. Ok, penso che questo era il mio contributo. Passo la parola a te, Giulio. Grazie Arturo, chiarissimo. Allora, adesso, poi tra l'altro allora le questioni giurisprudenziali le affronteremo molto nel dettaglio nell'intervento di Andrea. Quindi passerei la parola a Barbara Paolangelo di SRL. Benvenuta Barbara. Buongiorno, grazie.
Allora, a te la parola per condividere la presentazione. Io condivido. Confermate che si vede, Giulio? Ora Barbara. Ancora no. L'hai avviata? Sì. Esci da PowerPoint, ritorna a Zoom e riprova. Sì. No, non la vediamo. Non si vede, adesso riproviamo. Senti, se no ti la No, condivido da... adesso vediamo. Eccola. Eccoci, ci siamo. Vai, metti full screen e possiamo andare. Ok. Benissimo. Allora, intanto buongiorno a tutti e ringrazio i colleghi dell'EMEA per questo invito. Faccio una brevissima presentazione della società REA SRL, di cui sono partner e direttore tecnico, è una società di consulenza specializzata nel settore dell'energy, in particolar modo nel settore delle fonti rinnovabili. Il nostro core business è sostanzialmente fornire servizi di advisory a banche e fondi di investimento, quindi consulenza tecnica nell'ambito di operazioni di M&A. E di finanza strutturata. Siamo operativi dal 2013 con sede a Bologna e durante questi anni abbiamo sostanzialmente visto e valutato progetti per circa 2 gigawatt di potenza e corrispondenti a circa 4 milioni, 4 miliardi e mezzo di euro di investimenti. Chiaramente, prevalentemente, come dicevo, nel settore delle fonti rinnovabili, in particolar modo fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse. Ovviamente accanto all'attività di advisory tecnica svolgiamo anche altre attività, siamo presenti nell'ingegneria forense, affiancando studi nell'ambito di contenziosi o di consulenze tecniche di parte. E, non da ultimo, affianchiamo anche la Regione Sardegna da circa un anno e mezzo nelle istruttorie di valutazione delle autorizzazioni. Ecco, fatta questa breve, brevissima parentesi. Entriamo subito nel merito dell'intervento di oggi. Dunque, l'intervento da parte mia ha oggi l'obiettivo di fornire un po' un overview di quelli che sono gli strumenti autorizzativi con cui oggi si autorizzano impianti fotovoltaici in generale, e poi vedremo anche un piccolo focus su gli impianti in particolare agrivoltaici. Gli strumenti oggi autorizzativi utilizzati per autorizzare gli impianti fotovoltaici sono essenzialmente riconducibili a questi che venite schematizzati, ovvero l'autorizzazione unica disciplinata dal decreto legislativo 387-2003. Barbara, scusa, puoi avvicinarti al microfono? Ti sentiamo un pochino lontano. Sì. Prova, vai, puoi Va andare. meglio? Ora va meglio, sì. Meglio? Sì, ora va Bene. meglio. Quindi dicevo, l'autorizzazione unica disciplinata dal decreto legislativo 387-2003. Di competenza della regione o delle province delegate, è un provvedimento unico all'interno del quale partecipano tutti gli enti coinvolti, vengono rilasciate nell'ambito di questo unico procedimento tutte le autorizzazioni in una osta e i pareri necessari e diciamo, a livello di disciplina normativa dovrebbe avere una durata massima di 90 giorni al netto dei tempi previsti dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Un altro strumento utilizzato è il titolo di giudizio della PAS, ovvero procedura di valutazione semplificata, disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 28-2011, di competenza dei comuni o del SUAP,
che consente dopo circa 30 giorni dal deposito della dichiarazione al comune di poter iniziare i lavori. Chiaramente questo è un tempo che viene congelato nel momento in cui ci sono poi vengono lanciate osservazioni da parte del comune o laddove sia necessario acquisire ulteriori atti di assenza da parte del comune o da parte di altri enti, il comune convoca una conferenza dei servizi entro 20 giorni dal deposito dell'istanza e questo termine di 30 giorni viene congelato. L'ulteriore strumento è quello della DILA, che invece è un'ulteriore semplificazione, un titolo sempre di inizio comunale, che è cioè, di inizio lavoro asseverata, consiste essenzialmente in una denuncia che viene presentata al comune, accompagnata da una perizia asseverata da parte del tecnico, e consente di iniziare il lavoro cioè immediatamente, subito dopo il deposito. Per quanto riguarda invece sotto il profilo ambientale, abbiamo progetti che possono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, data dal decreto legislativo 52-2006, che può essere, vedremo poi in seguito, competenza statale, quindi del MITE, o di competenza regionale, o chiaramente delle province delegate dalle province. E in alternativa ci sono progetti che possono essere soggetti invece a screening via, ovvero a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e invece di competenza delle regioni e delle province delegate. In alcuni casi, ovvero quando un impianto è soggetto a valutazione di impatto ambientale regionale, allora è possibile in quel caso ricorrere all'ulteriore strumento della PAUR, che sta per procedura procedimento ambientale unico regionale, che è, diciamo così, il provvedimento che include in sé tutti i titoli necessari, anche l'autorizzazione unica confluisce in questo appunto dall'articolo 27 sempre del decreto 150. Diciamo Barbara, che scusa, oggi, ti rinvito ad avvicinarti. Spero vada meglio. Così è magari ben, provo a gridare un po'. Così va benissimo, è che quando ti tiri indietro che rimbomba. Provo un attimino ad alzare anche un po' la voce. Dicevo che oggi, prima di tutte le numerose novità legislative recenti, tendenzialmente, diciamo, parlando un po' in linea generale, senza entrare nel merito di casi particolari, gli impianti hanno di stop di 50 kg erano soggetti ad autorizzazione unica al di sopra di un megawatt soggetti a screening di valutazione impatto ambientale e per potenza maggiore invece di 10 megawatt a valutazione impatto ambientale statale. Sono intervenute recentemente numerose novità legislative in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi che abbiamo in qualche modo cercato di verificare con esperimenti normativi, il cosiddetto decreto REV 2, il DL Energia, il decreto Prime and Miss, il DL Aiuti che è l'ultimo, il quale è l'unico ancora oggi in attesa di essere convertito in legge. Diciamo che tutti questi strumenti, queste novità legislative, si sono in qualche modo concretizzate sostanzialmente in due aspetti, almeno per quanto attiene diciamo, tutto l'interesse oggi del webinar. Chiaramente le novità legislative portate da queste disposizioni sono numerose, però per ciò che attiene i temi di interesse del webinar di oggi, si possono sostanzialmente concretizzare in due aspetti, ovvero la definizione di aree idonee, definite come aree con un elevato potenziale atto a ospitare installazioni di impianti da fonti rinnovabili, e una serie di semplificazioni autorizzative. Vediamo subito le semplificazioni autorizzative, hanno riguardato sostanzialmente la possibilità di applicare lo strumento edilizio della PAS per tutta una serie di, per tutta una categoria di. In particolare, vediamo subito, proprio per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici che sono stati per webinar di oggi, è stata introdotta una disposizione specifica ad hoc solo per gli impianti agrivoltaici che consentirebbe agli impianti agrivoltaici realizzati entro 3 km da area a destinazione industriale, artigianale e commerciale di poter essere utilizzati con una PAS. Oltre a questa disposizione specifica per il agrivoltaico, abbiamo altre semplificazioni che hanno riguardato impianti fotovoltaici, poi in generale, impianti fotovoltaici a terra fino a 20 MW, se ricadenti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche, una volta di discarica di destinati, e in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali sia stato già eseguito il ripristino ambientale.
ancora impianti con potenza fino a 10 MW nelle cosiddette aree idonee. Tutti questi impianti sono oggi, per questi piani, oggi possibile utilizzare, diciamo, come strumento autorizzativo la PAST a livello comunale. Sempre per tutte queste categorie di impianti, anche la soglia dello screening VIA viene innalzata a 20 MW. Ho detto poc'anzi che prima di queste novità per impianti, diciamo così, non ricadenti in queste categorie, la soglia dello screening VIA era 1 MW, per impianti superiori a 10 MW era invece una VIA nazionale. Mentre per queste categorie di impianti soggette a PAST è possibile viene applicato lo screening VIA con una soglia di potenza innalzata a 20 MW. Spero affatto che l'area di impianto non si trovi all'interno di aree cosiddette non idonee, ovvero di quelle aree che erano comprese nell'elenco di cui era lettera F dell'allegato 3 delle linee guida nazionali. Quindi nel momento in cui non si ricade all'interno di queste aree, ripeto, cosiddette non idonee delle linee guida nazionali, fino a 20 MW si fa solo la PAST, oltre i 20 MW la PAST è accompagnata dallo screening. Su questo magari ci torniamo successivamente. Veniamo quindi adesso invece alle aree idonee. Le aree idonee devono ancora essere definite ai sensi del decreto legislativo 199 del 2021, quindi la RED 2, dovranno ancora essere definite attraverso un decreto apposito. Però le definizioni di queste aree sono state comunque individuate talune categorie considerate da oggi a idonee e rispetto alle quali abbiamo visto prima è possibile realizzare impianti fino a 10 MW di PAST. Queste aree idonee, abbiamo qui riportato l'elenco, sono cave e miniere non recuperate o abbandonate, aree nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e delle società concessionarie autostradali, aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, SIN, cave e miniere o da stabilimenti industriali, aree interne a stabilimenti industriali e aree ricadenti entro 300 metri da autostrada. Queste ultime tre categorie diciamo, hanno come presupposto fondamentale per poter essere aree su cui ricadono beni culturali, ovvero vincoli ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42. Ancora sono state definite aree idonee delle aree su cui non sussistono vincoli di natura paesaggistica ambientale ai sensi del decreto legislativo 42 e che non stavano dentro una parte di un chilometro da beni culturali o immobiliari di notevole interesse pubblico. Quest'ultima definizione di area idonea è comunque, diciamo così, quella che è stata introdotta dal DLAG, che è appunto l'unica norma che oggi deve che sia ancora in attesa della conversione. Abbiamo cercato un po' di schematizzare via, ripeto, del tutto generale quello che può essere, sono gli iter autorizzativi, ripeto, queste slide, questi sistemi non tengono, non portano in considerazione tutta una serie di casi che sono un po' più particolari e lo schema applicabile per tutti anche in Italia, l'Italia industriale. Qui lo abbiamo riassunto, è possibile vedere ancora fotovoltaici in aree industriali, commerciali, produttive, discariche e cave fino a 20 MW vanno in pasto, oltre 20 MW devono essere utilizzati con l'autorizzazione unica o PAN. Analogamente, impianti agrovoltaici entro 3 km da aree industriali, artigianali e commerciali possono essere utilizzati in pasto. Qui abbiamo volutamente lasciato un po' una incertezza su che cosa? Sulla soglia massima ammessa per l'agrovoltaico affinché si possa utilizzare la PAST. Di questo poi avrà modo Andrea Stefanini, l'avvocato Stefanini, di intervenire, in quanto ad oggi la normativa sembrerebbe non aver identificato una soglia massima di applicabilità della PAST. Per questo avrà modo l'avvocato Stefanini, anche un po' quella che è la voce. E ancora, per il fotovoltaico in aree idonee abbiamo la PAST fino a 10 MW con una tipica eccezione e un'ulteriore semplificazione che impianti fino a 1 MW in aree idonee sarebbero soggetti semplicemente alla DIA, che ripeto, è un titolo sempre edilizio comunale, ma che diciamo così, è ancora più veloce perché non necessita niente di tempistiche da attendere per poter dare inizio ai lavori. Per tutti questi casi abbiamo tematizzato anche
che laddove non siano interessate aree non idonee ai sensi delle politiche nazionali, stop ai 20 MW, non si adotta nessun tipo di negoziazione, nessun tipo di procedura ambientale, e mentre sopra i 20 MW si applica il fine. In altri casi, sì, non ricadendo in queste categorie, ad esempio di semplificazione, ferma quella che era la normativa applicata, la di semplificazione, ovvero autorizzazione unica per impianti di sopra dei 50 kW, screening via sopra la soglia di 1 MW e via nazionale sopra la soglia di 10 MW. Chiaramente questa è una semplificazione ricordata nella normativa nazionale, poi ovviamente c'è tutto il mondo. Barbara, ti prego di avvicinarti, sentiamo un po' male. Sì, ci sono normative nazionali che possono, normative regionali che possono avere, diciamo, identificato ulteriori semplificazioni o ulteriori risolvere. Però, diciamo, sicuramente per quello che attiene alla, al mondo dell'agrovoltaico, ad oggi non abbiamo visto a livello regionale nessun tipo di semplificazione particolare per appunto per questi casi agrivoltaici. Ora, venendo proprio alla definizione, alla categoria di impianti agrivoltaici, quello che va precisato è che ad oggi non esistono definizioni, cioè non esiste una definizione, non esistono dei requisiti specifici, requisiti tecnici che bisogna soddisfare per potersi, diciamo così, classificare come un impianto agrivoltaico, questo quantomeno ai fini dell'applicazione della PAS. Oggi, diciamo, gli impianti agrivoltaici che possono avere accesso alla PAS, se ricadenti nella fascia di 3 km da aree industriali, artigianali e commerciali, vengono definiti semplicemente come impianti che adottino soluzioni integrative innovative, con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, e comunque in modo da non compromettere la possibilità di attività di coltivazione agricola e pastorale. Diciamo che oggi sostanzialmente l'unico reale requisito che deve avere un impianto agrovoltaico, per quantomeno per poter essere, per poter sfruttare queste agevolazioni della PAS, è sostanzialmente quello di garantire in qualche modo la continuità delle coltivazioni agricole sotto questo. Quindi, diciamo, quello che noi vediamo attraverso progetti che abbiamo avuto modo di vedere è chiaramente quello, diciamo, in fase di progettazione viene comunque, vengono adottati degli accorgimenti tali appunto da garantire la coltivazione dei terreni. In particolare, qui abbiamo portato alcuni esempi, l'altezza delle strutture che deve essere da garantire il passaggio di mezzi sotto le strutture, anche come distanziamento tra le file, la luce deve essere adeguata per consentire il passaggio di mezzi. Sicuramente in fase di progettazione e di fattibilità bisogna seguire uno studio agronomico volto a identificare il tipo di strutture realizzabili in base alle caratteristiche del territorio, oltre che del terreno, e chiaramente anche compatibili con, per poter convivere con l'impianto stesso. Valutare fattori rigidi, la presenza di consorzi di bonifico, oppure la necessità di realizzare delle invasioni artificiali. Adottare eventualmente strumenti di monitoraggio di temperatura delle caratteristiche un po' del terreno, e sicuramente effettuare una stima della produttività agricola, un'analisi di impatto economico della produzione agricola, per valutare poi nell'insieme anche la sostenibilità economica del progetto stesso di lavoro pubblico. Diverso è la possibilità di accesso agli incentivi. Ad oggi, fino ad oggi, l'accesso agli incentivi per impianti in aree agricole non è consentito. È stata appunto consentita una deroga proprio esclusivamente per gli impianti agrovoltaici, che oggi possono accedere agli incentivi, ma a patto che in questo caso c'è, diciamo, un requisito in qualche modo da rispettare, l'accesso agli incentivi è consentito solo se unitamente all'impianto si realizzano anche sistemi di monitoraggio che consentono di verificare l'impatto delle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola e la continuità delle attività delle aziende. Ovviamente questi requisiti ad oggi non sono ancora definiti, e infatti ad oggi non c'è ancora la possibilità reale e materiale di accedere agli incentivi, perché si è in attesa che vengano emanate le linee guida da parte del CREA in collaborazione con il CSM. Io concludo solo con alcuni esempi un po' più, diciamo così, operativi
relativamente all'identificazione delle aree, cioè a livello pratico quello che noi stiamo vedendo è che chiaramente per poter capire come l'impianto va autorizzato e se può usufruire di queste semplificazioni, quindi poter essere autorizzato con una fase, fare delle diciamo, attività sotto il profilo paesaggistico, ovvero qui riportiamo un esempio che è l'esempio della verifica se l'area di impianto ricade entro 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale. Stesso esempio valido anche per appunto per la specifica disposizione dell'agrovoltaico per verificare se magari l'area di impianto ricade entro 3 km da aree industriali. Qui possiamo vedere tre passaggi, cioè all'atto pratico cosa si fa? È stata l'area disponibile per la realizzazione dell'impianto, si va a definire, a delineare un buffer di 500 metri dall'area o di 3 km se siamo nel campo dell'agrovoltaico. Si va a verificare se all'interno di questo buffer ricadono aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, sismica e miniere. E infine, una volta identificati, si vanno a delineare i buffer di 500 metri / 3 km da queste aree a destinazione industriale o commerciale per andare a valutare qual è la quota parte di area idonea eventualmente rispetto all'area nostra a disposizione. Quali sono le difficoltà che spesso si incontrano operativamente nell'andare a fare queste verifiche? In questo caso, ad esempio, la necessità di identificare le zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale. E come si fa? In questo caso è necessario analizzare le mappe della zonizzazione territoriale di piani urbanistici comunali, quindi dei PUP e via dicendo. E purtroppo questi piani e queste mappe non sono sempre reperibili online. Quindi è necessario in qualche modo interpellare i comuni, riuscire a farsene magari inviare in via digitale o laddove non possibile addirittura andare presso gli uffici comunali a recuperare il cartaceo. Ancora alcune zone, soprattutto per quanto riguarda le aree artigianali e commerciali, potrebbero anche non essere definite all'interno di piani comunali. Un'altra difficoltà riguarda il caso degli stabilimenti industriali, diciamo singoli, perché la norma prevede che all'interno delle aree degli stabilimenti industriali come definiti dal decreto 152/2006, così come nelle aree entro 500 metri dallo stabilimento, anche in questo caso l'area idonea è possibile realizzare impianti con PAF. Questa è la difficoltà. Da cosa nasce? Nasce dalla identificazione, soprattutto con un'analisi di tipo depth, quindi fatta da remoto sulla base di ortofoto, di mappe, non è sempre agevole individuare puntualmente questi impianti e questi stabilimenti industriali, tanto più se poi si deve verificare che rispettino un po' i requisiti dello stabilimento industriale come definizione dal decreto 150. E in ultimo, il caso forse un po' più complesso è proprio quello che definisce area idonea le aree non soggette a vincoli paesaggistico, ambientale, beni culturali e non ricadenti nella fascia di 1 km dai beni culturali o immobili di notevole interesse pubblico. E poi la difficoltà da cosa nasce? Dal fatto che, una volta atteso che non esistono vincoli sull'area di impianto, andiamo a delineare l'area buffer di 1 km dall'area in esame, è possibile, tante volte può capitare, che di visualizzare all'interno di quest'area buffer dei beni puntuali. In questo classico esempio che noi abbiamo analizzato, dove c'erano numerose masserie all'interno dell'area buffer. In questo caso però non sempre, diciamo, questi beni puntuali vengono indicati, elencati o viene specificato se sono tutelati come beni culturali. Spesso i piani paesaggistici forniscono un'indicazione di questi beni puntuali, ma non specificano se sono tutelati come beni culturali. Talune volte si trovano, sono reperibili gli elenchi dei beni culturali, però questi magari non sono aggiornati oppure sono in corso di modifica al momento della consultazione. Quindi diciamo questo è il caso un po' più, diciamo, un po' più complesso, dove noi al momento suggeriamo sempre, laddove si individuano, ripeto, i beni puntuali interni al buffer, di interpellare le sovrintendenze e chiedere direttamente alle sovrintendenze una verifica di sussistenza di beni culturali all'interno di queste aree buffer. Diciamo,
con questo Barbara, ti chiederei di concludere. Ecco, concluso. Stavo appunto dicendo che ho concluso l'intervento. Perfetto, grazie mille Barbara. Mi sì. Dispiace se l'audio non funzionava, sì. Insomma, che qualcosa ti sia... Prova, nel frattempo può provare a controllare il microfono. Nel frattempo, lo ribadisco, per le vostre domande utilizzate il box domande e risposte, non la chat, altrimenti ci perdiamo. Quindi usate il per quelli che hanno messo le domande nella chat, fate il copia e incolla nel box domande e risposte, così è per noi più facile gestire la cosa. Quindi chiederei ad Andrea Sticchi Damiani di apparire per il suo intervento. Eccolo. Eccoci. Ti vediamo, ti sentiamo. Mi raccomando di parlare vicino al microfono, anche a te. Spero che l'altro sia buono, perché è abbastanza rilevante per rendere, diciamo, più immediata la comunicazione. Mi confermate che l'audio è buono? Sì, sentiamo un po' di rimbombo, ma immagino non si possa fare di... No, ci dicono... L'unico suggerimento è di tenere più alto il microfono, metterci qualcosa sotto per sollevarlo. E provvediamo subito. I libri non mancano. Ecco, spero vada meglio adesso. Leggermente meglio, sì, proviamo. Poi se ci sono... problemi audio, vi prego segnalarmi. Magari un altro libro potrebbe essere utile, e sì, se no in alternativa delle cuffie oppure... Vai. E poi possiamo avviare la condivisione schermo. Sì, prima ancora della condivisione schermo delle slide, ci tenevo a dare alcuni elementi di riferimento preliminare, un po' come ha fatto Barbara Paolangelo, e a ringraziarvi per l'invito. Sono qui oggi in qualità ovviamente di legale che si è occupato della materia e che nel proprio piccolo ha tentato, unitamente alla giustizia amministrativa, di colmare quei vuoti che il legislatore molto spesso ha lasciato in sede sia di definizione che di anche legislativa diretta. E fortunatamente, con alcune sentenze che già sono state citate, tanto sul tema dell'agrovoltaico quanto più in generale sul ruolo e sull'impatto che la sovrintendenza può avere su progetti agrovoltaici o fotovoltaici in aree non vincolate, non direttamente vincolate, abbiamo avuto alcune sentenze importanti che addirittura sono state poi codificate nel decreto semplificazioni, appunto tale che ormai la sovrintendenza in area prive di vincolo ha perso per legge il potere di opposizione. Potere di opposizione che era un potere significativo, col quale riusciva di fatto a bloccare una serie di procedimenti. La regione Lazio è stata emblematica. Abbiamo avuto varie centinaia di megawatt autorizzate nel Lazio, ma rispetto alle quali per il sol fatto che la sovrintendenza avesse esercitato questo potere di opposizione nei 10 giorni del rilascio del power, aveva di fatto ex legge questo potere di opposizione l'effetto di sospendere il titolo autorizzativo rilasciato. Quindi abbiamo avuto, finché non abbiamo vinto al TAR il Consiglio di Stato, centinaia di megawatt autorizzati, ma la cui efficacia autorizzativa era sospesa da questa opposizione. E devo dire che il legislatore ha recepito gli spunti del Consiglio di Stato, quindi ha codificato nel decreto semplificazioni quelli che erano stati gli approdi di questi contenziosi che avevamo portato a successo, e quindi alla possibilità di realizzare questi impianti. È successa più o meno la stessa cosa sull'agrovoltaico, e ora mi avvierò a iniziare la condivisione delle mie slide della presentazione PowerPoint, perché anche il tema di agrovoltaico, l'abbiamo sentito, devo dire, in tutti gli interventi che mi hanno preceduto, non c'è una definizione puntuale legislativa delle caratteristiche tecniche dell'agrovoltaico.
E questo ovviamente ha esposto tanto i progettisti e gli imprenditori, come posso dire, a rischio di dover desumere in maniera sparsa tracce e indizi di agrovoltaico e presentare progetti che potessero avere questa definizione, e allo stesso tempo ha consentito alle amministrazioni ostili a queste iniziative di non trattarle a livello procedimentale in maniera diversa dagli impianti fotovoltaici a terra. Infatti gran parte del contenzioso ha riguardato proprio il tentativo di illustrare ai giudici le differenze tra un impianto agrovoltaico e un impianto fotovoltaico, perché sono delle differenze non solo tecniche ma anche giuridiche, perché tutte le norme finalizzate a tutelare il consumo del suolo agricolo di fatto non sono opponibili agli impianti agrovoltaici. E fortunatamente ci siamo riusciti, perché diciamo la Puglia, che forse è stata la regione che in qualche maniera per prima aveva negato le autorizzazioni agli impianti agrovoltaici, è stata anche il teatro della prima regione in cui abbiamo avuto in entrambi i TAR delle pronunce favorevoli, sia nel TAR Lecce che soprattutto il TAR Bari, che già nel 2021, quando ancora questo concetto di agrovoltaico non diciamo era meno noto, aveva accolto il nostro ricorso con una domanda cautelare che in qualche maniera apriva al concetto di agrovoltaico, anche se lo stesso TAR in sede cautelare aveva dato un'apertura senza circoscriverla in maniera puntuale. Poi in quello stesso giudizio, in occasione della sentenza di merito, siamo riusciti in qualche maniera ad avere una codificazione giurisprudenziale di cos'è una volontà. E mi riferisco alla sentenza del TAR Bari, che è la 568 del 2022. Ora avvio la condivisione per consentire a tutti, anche se diciamo di seguire l'intervento, mi concederò, non essendo un ingegnere, ampie digressioni rispetto alle slide che troverete, proprio perché sono frutto di un percorso vissuto nelle varie conferenze di servizi e nei vari iter giurisprudenziali che abbiamo dovuto affrontare. Avvio la condivisione. Comparsa la condivisione? Sì, sì, la vediamo. Mettetela a full screen. Eccoci. Ottimo. Bene. Questi saranno i tre punti del mio intervento. Cercherò di essere particolarmente rapido sui passaggi già affrontati da chi mi ha preceduto. Quindi, come dicevo, al momento non esiste una definizione puntuale di agrovoltaico, tuttavia esistono una serie di elementi che sono stati forniti in parte dal legislatore in maniera sparsa, cioè già il DM del 10 settembre 2010, cioè le linee guida nazionali, consentivano di desumere, sebbene in maniera parzialmente implicita, la preferenza per iniziative fotovoltaiche che fossero in grado di coesistere con gli ambienti agrari circostanti in qualche maniera. E quindi già dal 2010, sebbene era uno spunto che non era stato diciamo ben colto, ben recepito dagli operatori, esisteva una traccia di preferenzialità per la rotta. La prima manifestazione agrovoltaico di puntuale codificazione legislativa è stata contenuta nel PNRR, che ha previsto addirittura
una specifica sezione di risorse pubbliche da destinare all'implementazione di impianti agrovoltaici di medie e grandi dimensioni. Dopodiché, a seguito del PNRR, il legislatore ha anche introdotto una deroga al divieto di incentivi in favore del fotovoltaico in area agricola, proprio nel caso di agrovoltaici, perché come ricorderete tutti, di fatto dal 2012 in poi, per effetto del divieto di incentivare impianti in area agrovoltaica e per il fatto storico che è dal 2012 fino al 2018, direi, gli impianti in grid parity non avevano redditività tale da giustificare l'investimento, si è avuto un sostanziale blocco, prima ancora che autorizzativo, proprio di iniziative presentate in area agricola in Italia, proprio perché per effetto di questo mix, divieto di incentivare impianti in area agricola e costo degli impianti a quella data incompatibile con la green parity, abbiamo avuto un sostanziale blocco. Blocco che viene finalmente rimosso prima dal raggiungimento della cosiddetta grid parity, cioè dalla possibilità di realizzare impianti anche senza incentivi che avessero una loro redditività, e poi da ultimo con la modifica dell'articolo 65 del decreto legge 1/2012, che era la norma che di fatto prevedeva questo divieto di realizzazione di impianti in area agrovoltaica. E infatti, questa è la successiva slide, questa norma è stata modificata nel senso che il comma 1 quadro prevede adesso che il divieto di accesso agli incentivi non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative no innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e precisione. Il successivo comma si riferisce anche ai sistemi di monitoraggio, ma questo è stato già detto da Barbara Paolangelo, quindi sarò particolarmente rapido da questo punto di vista. Diciamo, queste sono le definizioni che finalmente si sono affacciate in maniera ancora non puntuale, però a livello legislativo, che hanno consentito di orientare un po' le attività progettuali, perché molto spesso gli impianti agrovoltaici li si vuole fare, però è difficile dare indicazioni tecniche anche ai progettisti affinché riescano a progettare un impianto che possa essere qualificato come agrovoltaico. E da qui, da queste incertezze definitorie, che ci siamo dovuti spostare nelle aule di giustizia, perché quello che è accaduto in Puglia, ma direi anche in Calabria, proprio oggi, prima di questo intervento del Consiglio di Stato per discutere una causa che riguarda un impianto agrivoltaico in Calabria, dove un po' è accaduto quello che già era accaduto in Puglia, cioè sostanzialmente gli impianti agrovoltaici anche in Calabria sono stati denegati, bocciati, perché ritenuti impianti fotovoltaici a terra incompatibili. In Calabria c'è uno specifico limite che è il 10% dell'area disponibile per singola iniziativa, che non può essere superato neppure nella lettura della regione Calabria, neppure da impianti agrovoltaici. Quindi una norma che è contro la sottrazione di alcune aree all'uso agricolo viene paradossalmente utilizzata come motivo per dire no ad un'attività che è sostanzialmente agricola, cioè l'agrovoltaico. Molto spesso con l'agrovoltaico si arriva a coltivare aree che prima erano incolte. Quindi per tutelare, questo è il paradosso ed è di questa vicenda, molto spesso le regioni per tutelare l'attività agricola la vietano. Scusatemi la battuta, ma rende il concetto di quello che sta accadendo. Quindi nella nostra esperienza, siccome la produzione normativa è stata obiettivamente e fortunatamente vorticosa negli ultimi mesi, col chiaro intento di semplificare e di consentire la realizzazione degli impianti, direi che è particolarmente importante in fase di sviluppo, a volte quasi formare gli enti locali, cioè molto spesso dei progetti vengono bocciati perché non ne viene compresa la novità. O molto spesso perché addirittura
brutto dirlo, gli uffici pubblici non sono aggiornati a livello normativo appunto tale da poter applicare magari una norma nata 2 o 3 settimane prima dell'avvio di un'istanza, e quindi molto spesso viene, un progetto viene bocciato per questo motivo. L'attività che stiamo un po' consigliando a tutti gli operatori che stanno facendo sviluppo è molto spesso, quando uno sviluppo ha caratteristiche innovative o intende avvalersi di norme recenti, accompagnare l'istanza, sia essa di PAS piuttosto che di PAU, da un inquadramento normativo aggiornato, fatto bene, o da uno specifico parere legale in tal senso, che consenta anche agli uffici che magari non pubblici, che non hanno avuto il tempo o modo di aggiornarsi sulle novità normative, di avere un compendio all'interno dell'istanza presentata di tutte le norme rilevanti che devono applicare per valutare ed eventualmente autorizzare il progetto. Quindi in quest'ottica, questo è un consiglio forse banale, ma che sta riscontrando, diciamo, un ottimo successo operativo, perché sta consentendo agli uffici di avere volta per volta le norme di riferimento rilevanti ai fini del valutare il progetto. In questo contesto, quindi, come dicevo, il TAR Bari, la sentenza 568 del 2022, ha statuito alcune linee guida utili a individuare cos'è un agrovoltaico. In particolare ha statuito che in relazione agli impianti agrovoltaici non possono trovare diretta applicazione le previsioni dei piani paesaggistici relative ai tradizionali impianti a terra. Ciò in quanto, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court, il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo quindi perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia e utilizzabile per la coltivazione agricola. Questa è una definizione ovviamente peculiare, perché è figlia del progetto che assistevamo in quel contenzioso, e si è ritenuto che quel progetto con quelle caratteristiche fosse sussumibile nella categoria degli impianti agrovoltaici. Quindi il legislatore, diciamo il giudice amministrativo, ancora una volta è venuto a supplire eventuali carenze definitorie o legislative. Poi negli ultimi mesi, ma sono state assolutamente ben schematizzate da Barbara Paolangelo, sono state introdotte una serie di novità, per cui tendenzialmente non mi ripeterei sul punto, ma cioè, delle novità, e qui diciamo da una lettura giuridica più che ingegneristica, che muovono da una constatazione. Il trend autorizzativo fino a un anno e mezzo fa vedeva solo 2 regioni in Italia, o giù di lì, che rilasciavano autorizzazioni in questa seconda tornata di sviluppo di iniziative agro o fotovoltaiche. Ed erano la Regione Lazio, che a mio avviso è la regione che in Italia meglio ha recepito le novità normative e meglio a livello di uffici proprio autorizzativi ha declinato le nuove norme, non a caso quella che ha rilasciato più autorizzazioni negli ultimi 2 o 3 anni, e con tempi un po' più lunghi, ma con risultati ugualmente positivi, anche la Regione Sicilia, che ha autorizzato alcuni grandi impianti, uno in particolare da circa 300 MW, nell'ambito del quale abbiamo svolto l'assistenza nell'iter autorizzativo a quella società che ha ottenuto l'autorizzazione, e devo dire che al netto di queste 2 regioni le altre erano abbastanza rigettiste, quindi erano regioni che tendenzialmente negavano le autorizzazioni e i PAU. Quindi il legislatore, muovendo da questa contrarietà da parte degli uffici regionali e provinciali, quindi periferici, ha di fatto fatto 2 cose. Ha avvocato quantomeno la valutazione di impatto ambientale dei grandi impianti, con la norma che consente che obbliga la presentazione in sede via ministeriale per gli impianti superiori
a determinate soglie, e poi dall'altro lato, visto che si era verificata una corsa alle vie ministeriali proprio per sottrarsi alla ghigliottina dei continui dinieghi, diciamo, delle regioni e delle province che a livello periferico stavano bocciando tutti i progetti, ha introdotto una norma in cui ha fatto diventare un nuovo player del mercato autorizzativo i comuni. C'è la norma che consente di realizzare impianti in PAS, secondo le divisioni che ha già schematizzato Barbara Paolangelo, che non ripeterò, però impianti addirittura fino a 20 megawatt in PAS, il che significa il soggetto referente del comune, e in un'ottica chiaramente di decongestionare il numero di istanze che stavano arrivando al Ministero e continuare a, diciamo, non confrontarsi o evitare nel limite possibile il confronto con le regioni che erano per loro definizione particolarmente votate a rigetto, perlomeno statisticamente questi sono i numeri che vengono fuori da un esame dei provvedimenti adottati dalle regioni negli ultimi 3 anni. Quindi l'assetto ad oggi vede fortemente rivalutato il ruolo ministeriale, fortemente rivalutato il ruolo comunale, in qualche maniera diviene residuale quello regionale, proprio perché il trend ha condotto a ritenere che fosse necessario un'inversione di tendenza rispetto agli orientamenti precedenti. Ho condiviso ora a monito la sentenza del Tarbari di cui parlavo e la relativa ordinanza che nel 2021 per la prima volta affronta il tema agrovoltaico. Sono queste due, la 133 del 2021 e la 568 del 2022. Salto, come detto, la parte definitoria delle normative sopravvenute perché affrontata da Barbara Paolangelo e i relativi limiti. Quindi, una volta che si è scelto di virare verso la PAS, vi racconterei negli ultimi 2 minuti del mio intervento per stare nei limiti segnalati dall'organizzazione, quelle che sono le difficoltà applicative che stiamo incontrando con le PAS, perché sebbene si tratta di uno strumento di semplificazione, abbiamo una prima criticità che è quella di comprendere cosa sia agrovoltaico, quindi il tema è quello solito, la giurisprudenza in qualche maniera ha supplito dando una serie di indicazioni, e il secondo tema è quello della compatibilità urbanistica. Proprio perché la PAS è un atto della parte che qui viene apportato alla definizione data dal Consiglio di Stato, cioè è un modulo procedimentale nell'ambito del quale vi è la disciplina di una tipica fattispecie di silenzio, in cui il silenzio dell'amministrazione assume un rilievo giuridicamente significativo, appunto che il decorso del tempo determina la formazione di un provvedimento amministrativo tacito. Qui il tema è abbastanza rilevante perché se la PAS è un titolo che si forma per silenzio, diventano particolarmente importanti gli allegati alla PAS, proprio perché un'assenza o una non completa allegazione può non consentire la formazione del titolo e quindi vanificare lo strumento di semplificazione, o peggio ancora una dichiarazione di conformità urbanistica o di compatibilità urbanistica non veritiera potrebbe costituire anche un falso. Quindi nell'ottica, e questa poi è la maggiore differenza tra PAS e PAUR, nell'ambito del quale, cioè nel PAUR, proprio perché abbiamo al suo interno anche l'autorizzazione unica che per definizione legislativa comporta anche una variante di dove necessaria, quindi un impianto può essere autorizzato anche in assenza di compatibilità urbanistica, ma l'autorizzazione unica consente di variare da un punto di vista urbanistico le aree su cui viene autorizzato l'impianto. Così non è per la PAS, quindi dobbiamo avere una conformità prima della presentazione della PAS che deve essere peraltro asseverata. E molto spesso in sede di PAS quello che viene obiettato da alcuni comuni è che non vi è una compatibilità urbanistica e quindi a volte addirittura con dei piani attuativi. Molto spesso ci è capitato con delle ASI che ci venisse obiettato per delle PAS che la pianificazione dell'ASI e lo strumento attuativo dell'ASI fossero incompatibili con
il progetto presentato. Anche da questo punto di vista ci sono state ulteriori novità normative finalizzate a superare questa criticità attuativa che molto spesso si stava riscontrando, e quindi mi sembra che il percorso sia di forte volontà di semplificazione, forte volontà di autorizzare e provare a risolvere volta per volta eventuali criticità che dovessero sorgere in qualche maniera, o con l'intervento della giurisprudenza o con successivi interventi normativi volti a superare queste criticità operative. Io ho finito la mia presentazione e quindi credo di essere riuscito a stare all'interno dei tempi che mi erano stati in qualche maniera affidati, e a questo punto finirei qui il mio intervento, se non ci sono specifiche esigenze da parte degli organizzatori. Eccoci, scusa Andrea, ho sentito male l'ultima parte. Bene, adesso avvierei la parte di domande e risposte. Quindi vi invito nuovamente chi ha delle domande da usare, a usare il box domande e risposte, e vado un po' a recuperarne alcune. Allora, un utente ci chiede, quali regioni negli anni precedenti hanno individuato delle aree idonee o non idonee per impianti FER? Valgono le previsioni regionali oppure il decreto legislativo 199/2021? Immagino questo sia una domanda forse per Andrea, oppure se anche Barbara e Arturo vogliono rispondere. Io lascio volentieri la risposta ad Andrea. Sì, diciamo è una domanda importante. Cioè, non è semplice. È una domanda, quasi una richiesta di parere, mi verrebbe da dire. Cioè è una delle difficoltà attuative che dovranno essere smarcate, perché molto spesso con l'ultima norma, quella che è di Stato Barbara, che prevede che tutto il territorio nazionale sia idoneo, con esclusione del buffer di un chilometro per il fotovoltaico da diciamo vincoli genericamente intesi e 7 chilometri per l'eolico, sembrerebbe questa una norma in qualche maniera in grado di superare e derogare le pregresse pianificazioni regionali, però una risposta assertiva è difficile da dare in questa fase. Sarà proprio uno dei temi che, su cui leggerete qualche sentenza, secondo me, nel giro di 3-4 mesi. Ho capito, grazie. Scusa, allora, sì, Giulio, prego Arturo. Allora, un po', per mettere un po' d'ordine a questa questione, allora, quanto riguarda le aree non idonee, perché le linee guida nazionali prevedevano che le regioni dovevano individuare le aree non idonee. Quindi ci sono delle regioni che hanno individuato queste aree non idonee, eccetera. Poi è chiaro, sono nati problemi, e poi in questo argomento se ne è preso in carico il decreto 199/2021, che in sostanza definisce tramite decreti deve definire i criteri a cui poi dopo le regioni si debbono adeguare per l'individuazione delle aree sia idonee che non idonee. E probabilmente avrà questa una prevalenza su quelle, diciamo, precedenti. Se le regioni hanno individuato le aree idonee, evidentemente si debbono adeguare a questo nuovo strumento, penso. Sì, intervengo anche io su questo. Sì, il decreto della RED 2 oggi prevede che vengano definite delle aree idonee a livello nazionale. Presumibilmente queste aree idonee a livello nazionale, che tra l'altro dovrebbero, se rispettano i tempi, dovrebbero essere
emanate a breve, perché dovevano essere pubblicate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della RED 2, quindi entro giugno. Presumibilmente queste aree idonee andranno a sostituire ovviamente le precedenti linee guida sulle aree non idonee, e a valle della definizione delle aree idonee a livello nazionale, il decreto della RED 2 prevede che poi tutte le regioni si debbano uniformare, pubblicando quindi e definendo le aree idonee a livello regionale entro i successivi 6 mesi. Quindi, diciamo così, è presumibile che questa nuova definizione andrà un po' a superare quelle che erano le aree non idonee precedenti, e chiaramente anche quelle definite a livello regionale, che saranno poi superate dalle nuove aree idonee che saranno definite a livello regionale a valle di, diciamo, in base alle disposizioni della RED 2. Ok, e immagino c'era anche una domanda qui ecco, ora mi è scappata. Insomma, c'era una domanda che mi toccava anche da vicino, legata al fatto, all'esempio della Toscana, che sulla pianificazione territoriale, escluso il fotovoltaico a terra su aree agricole di pregio come aree DOP, IGP, è in pratica escluso su tutto il territorio. Fanno eccezione pochissime aree, tipo le cave dismesse, e quindi c'era la domanda appunto come interagiscono le norme nazionali con queste regionali. Mi sembra che questa domanda... Il caso della Toscana è peculiare. Tra l'altro c'è stata una sentenza in cui assistevamo un operatore in cui addirittura gli è stata annullata la perimetrazione delle aree non idonee in quel contenzioso, proprio perché c'era stata una perimetrazione non fedele e quindi molto più ampia nel rappresentare appunto aree di interesse agricolo elevato, e quindi era stato bocciato un progetto che in realtà, pur ricadendo in aree non idonee a livello di perimetrazione, in realtà ricadeva in aree che da un esame in concreto, non astratto, potevano essere considerate idonee. Lì addirittura in realtà Toscana è stato particolarmente audace e ha accolto un nostro ricorso annullando la perimetrazione che era stata compiuta, proprio perché era una perimetrazione eccedente e non fedele rispetto alle caratteristiche effettive delle aree. Ok, ci sono molte domande sulle aree idonee. C'è una domanda: nel caso in cui il layout del campo sistema agrivoltaico ricada in parte in area idonea e in parte al di fuori, è autorizzabile tutto? Ovvero, da che punto si calcola a tutto il campo agrivoltaico deve, o tutto il campo agrivoltaico deve essere compreso? Allora, sicuramente tutta l'area su cui insiste l'impianto deve essere ricompresa come area idonea. Quindi questo senz'altro. Infatti una delle attività che noi svolgiamo prevalente è proprio quella, quando andiamo a verificare se un'area ricade entro un'area, se ha, diciamo, le caratteristiche di area idonea, perché magari ricade in una belt, in una fascia di rispetto, che sia quella dei 3 km, che sia quella dei 500 metri dalle aree industriali, o quella dei 300 metri dalle autostrade, si va a verificare, perché il più delle volte l'area che noi andiamo ad analizzare, quindi l'area a disposizione per la realizzazione dell'impianto, ci ricade magari parzialmente, ok? Quindi c'è solo una parte di quell'area che può essere definita idonea, che quindi, se si realizza l'impianto solo su quella quota parte, si possono avere queste semplificazioni. Va da sé che, per quello che è un po' almeno il mio punto di vista, ovviamente le aree idonee sono in qualche modo sovrapponibili. Magari può capitare che un'area in esame, che è un'area a cui io ho a disposizione per realizzare l'impianto, ricada parzialmente, non faccio un esempio, nella fascia di 500 metri dalle zone industriali, e per la restante parte magari ricade nella fascia di 300 metri dalle autostrade. Diciamo che avremo una parte di area idonea ai sensi di un requisito, una parte di area idonea ai sensi di un altro, ma poco conta. Comunque sempre area idonea è. Quindi sicuramente tutta l'area deve essere area idonea. Poi può essere idonea ai sensi di uno qualunque di quei requisiti. Voglio solo precisare una cosa, riferita a questa domanda, parliamo qua in generale di aree idonee, ma
mi voglio staccare un attimo dall'agrivoltaico, nel senso che la previsione specifica sull'agrivoltaico è solo ed esclusivamente una semplificazione normativa che consente un impianto agrivoltaico nel raggio, nella fascia di 3 km da una zona industriale, di poter utilizzare lo strumento autorizzativo della PAS. Ma la fascia di 3 km dall'area, diciamo così, industriale, non è oggi, questo per la precisione, un'area idonea. Cioè, questo lo voglio in qualche modo sottolineare. È la fascia di 3 km dalle zone industriali, è un'area entro cui gli impianti agrovoltaici possono essere realizzati ed essere autorizzati in PAS. Non è però definita area idonea. Le aree idonee sono proprio quelle che abbiamo elencato. Diciamo, questo serve per la precisione, perché poi cioè, sono piccole sfumature, però diciamo così, oggi non c'è una definizione di idoneità associata all'agrovoltaico. Le aree idonee sono associate al fotovoltaico in generale. Poi è chiaro che per fotovoltaico uno può realizzare anche l'agrovoltaico, ma la definizione specifica, la disposizione normativa specifica sull'agrovoltaico è solo esclusivamente una disposizione di semplificazione normativa. Okay, quindi... perché i 3 km dall'area industriale oggi non sono aree idonee. Questo ci tengo un po' a precisarlo, perché spesso si genera confusione. Sì, infatti c'è l'elenco proprio specifico, l'articolo 18 del decreto che recepisce la Rete 2, 199, c'è un elenco di aree idonee, e poi in più con i decreti successivi si sono create queste aree open legis, a cui facevi riferimento, in parte a 300 metri dai centri produttivi, a 150 metri, questo fanno parte per quanto riguarda la Solar Belt, insomma, che estende le aree idonee. Però mentre per le aree idonee tocca aspettare la definizione dei decreti, eccetera, e quindi individuarle, queste aree open legge già sono definite aree idonee, cioè già si sa che sono aree idonee. Mm-hmm. Sì, sono aree definite idonee nelle e non c'è, e non c'è esattamente quello che hai detto tu, a 3 km. No, quella è solo una semplificazione autorizzativa, io ci tenevo a precisarlo. Un impianto agrivoltaico, una PAS, si va in regime PAS. Poi sì. Per quanto riguarda la PAS, sì. Qua allora io ho letto il decreto, non definisce un limite di potenza. Allora, due sono i casi: o si riferisce, perché poi quello fa riferimento al decreto 28/2021, che a sua volta poi dopo fa riferimento ai casi delle linee guida, e in quel caso là per la PAS si parla di 20 kilowatt. Però è molto probabile che in quel caso là si faccia riferimento alle aree industriali, e anche a 3 km, cioè in cui c'è il regime per gli impianti a terra, che si parla di 20 megawatt. Quindi è probabile che anche per gli impianti agrovoltaici, che solamente in questo caso vengono menzionati, solamente in questo caso, si possa parlare come limite per la PAS di 20 megawatt. Okay. Sì, diciamo che oggi per come è scritta la disposizione normativa non esiste. Vi devo poi bloccare. Però no, io volevo su questo la view di Andrea. Solo perché comunque allora, ho visto che è una domanda abbastanza ricorrente. Chiederei non so un se Andrea... intervento ad Andrea, sì, chiedere un ultimo intervento ad Andrea e poi dovremmo chiudere perché siamo arrivati al limite. Sì, no, mi sono permessa solo perché ho visto che è una domanda molto ricorrente, perché apparentemente non è fissato un limite, una soglia di potenza per l'agrovoltaico in PAS, però so che insomma da un punto di vista legale non è proprio così. Noi stiamo mantenendo un approccio prudenziale. E quindi riteniamo che la soglia da rispettare sia quella dei 10 megawatt, altrimenti il rischio di sfruttare un'ambiguità normativa si può ritorcere ex post sulla certezza degli investimenti, e non sono banali questi investimenti. Quindi il nostro approccio per ora è prudenziale, e quindi in attesa di allineamento normativo applichiamo la soglia dei 10 megawatt anche a questa categoria. Quindi un allineamento normativo per quanto riguarda le aree idonee. Tra 1 e 10 si va in passa.
11 megahertz sì. Main pass. Allora, io vi devo, devo avviare alla conclusione il webinar. Intanto vi ringrazio per la partecipazione, ci scusiamo se ci sono stati dei problemi di audio, comunque la registrazione sarà disponibile e nei prossimi mesi cercheremo di aumentare, visto che ci saranno novità sul fronte normativo, cercheremo di produrre qualche articolo, card informativa chiara sul tema. Quindi vi ringrazio ancora una volta e passerei la parola ad Alessandra Scognamiglio di Enea per una chiusura anche a termine di questa stagione di webinar della rete agricoltura ecosostenibile. Alessandra, a te. Allora, grazie Giulio per la parola. Innanzitutto grazie a tutti coloro che hanno seguito i nostri webinar, non soltanto quello di oggi ma anche quelli precedenti. Abbiamo cercato attraverso questa operazione di colmare una lacuna conoscitiva, tutti un po' in attesa che venissero pubblicate poi delle normative di riferimento nazionale inclusive che speriamo di poter presentare e discutere al rientro dalle vacanze. Ricordo che abbiamo trattato molti temi, quindi dal progetto all'impianto dei sistemi agrivoltaici, al coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte e nelle trasformazioni del paesaggio, all'agrivoltaico nel quadro dell'emergenza climatica ed energetica. Abbiamo portato esperienze e progetti delle aziende agricole, abbiamo parlato di comunità energetiche ma anche di tecnologie geospaziali a supporto della progettazione dei sistemi agrivoltaici ed anche l'ultimo webinar prima di questo, autorizzazioni, trasformazioni del paesaggio e transizione energetica. Quindi abbiamo cercato di toccare veramente tutti i punti che abbiamo ritenuto importanti e chiave nell'ambito della rete nazionale agrivoltaico ecosostenibile, che ricordo al momento conta più di 600 aderenti. Quindi mi preme di ringraziare innanzitutto tutti i nostri relatori che si sono offerti nello sforzo appunto di fornire in qualche modo un servizio. Quindi dall'inizio Giancarlo Ghidesi, Remtec, Paolo Picchi, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, Gian Giacomo Altobelli e Carlo Galgano, Park Renewables, Luca Saltalamacchia, Studio Legale Saltalamacchia, Leonardo Montesi, Tep Renewables, Antonio Lancellotta alle Greenhouse, Tommaso Musini, Tenuta di Bagnoli, Paola Gurrieri, Società Agricola Consortile La Mediterranea, Gilberto Gregoris, Neft Drone, Lorenzo Castinelli, Agricolus, Alessandro Vitalli, Progetto Verde, Maurizio Commodi, Acren Group e ultimi, ma non per ultimi, Barbara Paolangelo, Re Advisors, Andrea Sicchi Damiani e anche era previsto Daniele Chiatante, Studio Legale Sicchi Damiani. Quindi grazie innanzitutto a tutti loro. Poi un altro grazie va ai miei colleghi Enea, quindi dai nostri diciamo dirigenti che hanno ritenuto opportuno mettere su questa task force agrivoltaico ecosostenibile, sentendo in qualche modo un'esigenza da parte degli operatori, quindi Giorgio Gratiti, Ezio Terzini, Massimo Iannetta e tutti i colleghi della task force che coordino ed in particolare quelli che si sono proprio prestati a contribuire alla strutturazione di questi webinar, quindi Nicola Colonna, Mauro Annunziato, Federica Colucci, Grazia Fattoruso e Arturo Matano. Ringrazio anche il nostro ufficio comunicazioni e relazioni dell'Enea, quindi Laura Moretti, Cristina Corazza, Federico Fiorenza, Roberta Cosmi, Roberto Deritis, che ci hanno aiutato nella diffusione e promozione di questi webinar nonché di tutta la rete, e ringrazio per ultimi tutto il team Meta Florence, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Quindi Angela Grassi, direttrice, dietro le quinte Lapo Braconi, sempre presente nelle comunicazioni ma che webinar non abbiamo visto, Ernesto Lucarelli e Giulio Poggiaroni, e poi la triade Ernesto, Giulio Poggiaroni, Federica Colucci, che per Enea è la responsabile dei webinar, per ultimi ai quali va proprio tutto il mio ringraziamento perché ce l'hanno messa davvero tutta. Vi voglio dare dei numeri, abbiamo avuto sempre non meno di 200 registrati, con picchi come oggi di persone che seguono, quindi non di registrati che vanno quasi a 400 persone, ma anche lo scorso webinar era così, quindi dal nostro punto di vista è un successo. Allora, riprenderemo i webinar della Rete Nazionale Agricoltura Ecosostenibile ad ottobre, speriamo con un punto conclusivo di poter fornire un indirizzo generale, saranno state pubblicate sicuramente le linee guida del MITE in materia di impianti agrivoltaici, speriamo anche qualche altro provvedimento, ma vi diamo soprattutto appuntamento il 27 settembre, vi daremo poi notizia tramite newsletter per Photovoltaic Forms Landscapes, l'evento annuale che quest'anno organizziamo nell'ambito della Conferenza Mondiale del Fotovoltaico a Milano, durante il quale presenteremo tra l'altro gli esiti del concorso L'Agrivoltaico per l'Arca di Noè, che si è concluso pochi giorni fa. Quindi nuovamente io ringrazio tutti, spero di non aver dimenticato nessuno e ci vediamo da qui a ottobre, speriamo prima, per Photovoltaic Forms Landscapes. Grazie a tutti. Grazie Alessandra, grazie ai nostri relatori. A presto.